Quello che avete appena ascoltato è l'ultimo racconto di Kafka, intitolato La tana del 1923-1924, in cui un animale indeterminato si pone il problema se restare difeso all'interno della tana, in uno spazio che gli è familiare, malgrado possa essere attaccato comunque, o uscire fuori in cerca della sua libertà. Il conflitto è appunto tra un mondo chiuso e protetto, che però implica la rinuncia ad esperienze, e invece un mondo esterno fuori dalla tana, che è pieno di pericoli. Come succede spesso in Kafka, non c'è soluzione, c'è questo oscillare tra il stare dentro e l'uscire fuori, c'è questa situazione di stallo. La soluzione è del resto impossibile perché in Kafka c'è l'idea che qualsiasi cosa si faccia si può sbagliare. D'altra parte, in questo caso la volontà è divisa, una parte dell'animale, diciamo una parte di tutti noi, combatte con un'altra parte. C'è una sorta di guerra civile che implica appunto che noi siamo in lotta con noi stessi, c'è una volontà divisa. Facendo un salto indietro e prendendo il problema in termini filosofici, Kant aveva scritto un testo in cui poneva il problema dell'uscita dallo stato di minorità. Che cos'è l'illuminismo? Era il titolo. L'illuminismo è appunto la capacità dell'individuo di uscire dalla minore età in cui è guidato dagli altri e di cominciare a pensare di testa sua e a volere di propria volontà. Questo illuminismo consiste appunto in un trionfo della razionalità e in un trionfo della volontà in cui la scelta dipende da ciascuno di noi. Vogliamo o no essere liberi? Secondo Kant il problema della rinuncia all'uscita dalla tana, all'uscita dallo stato di minorità, è dovuta alla viltà, cioè se non si osa, se non si decide in favore della libertà e contro la chiusura in se stessi, la protezione garantita da una tana che sono gli altri, che sono le autorità, si resterà sempre minorenni. Ora, fatta salva l'autorità e la grandezza di Kant, egli non tiene in conto di un aspetto. Cioè, non si tratta soltanto di viltà. Chi resta chiuso, chi rinuncia alla libertà, lo fa sostanzialmente perché è privo di sicurezza, perché vive in un ambiente dominato dalla paura della libertà, che significa assunzione di responsabilità ben precise. Ora, questa assunzione di responsabilità ben precise è un tema che fino dall'inizio dell'età moderna è stato dibattuto da un giovane come voi, diciottenne a quanto pare, che si chiamava Étienne de la Boétie, che scrisse un saggio molto breve intitolato Sulla servitù volontaria, attorno al 1570 circa. Era un amico del più grande filosofo Michel de Montaigne, che ne ha conservato la memoria. Secondo la Boétie, la maggior parte degli uomini rinunciano alla libertà e scelgono la servitù volontaria perché non si rendono conto che chi comanda dipende dal nostro consenso e quindi sono disposti a sacrificare la propria vita, i propri averi, pur di scaricarsi di responsabilità. E naturalmente nel momento in cui questa libertà negata, questa libertà a cui si rinuncia, viene
sostanzialmente lasciata a chi comanda, noi diventiamo servi volontari. Etienne La Boétie ha posto un problema enorme, e cioè quello del rapporto tra la dimensione animale, quella della tana di Kafka, per cui si guarda più alla sicurezza che alla libertà, e si è chiesto come mai ciò succeda. La risposta che darei è che esiste non solo un mistero doloroso, chiamiamolo così, della servitù volontaria, ma un mistero gaudioso, cioè obbedire, servire, non essere liberi è qualcosa di più facile, di più accettabile che non il fardello pieno della libertà. Lo ha capito Dostoevskij, che nella famosa parte dei Fratelli Karamazov, in cui si parla della leggenda del grande inquisitore, si racconta che Gesù torna a Siviglia nel 400 e davanti al grande inquisitore viene redarguito, dice: cosa sei venuto a fare? Tu sei stato una disgrazia, hai predicato agli uomini la libertà, mentre invece gli uomini non vogliono la libertà, vogliono la sicurezza, vogliono il pane, vogliono l'autorità. Tu nel deserto, quando sei stato tentato dal diavolo, dovevi lasciarti tentare, perché quello che gli uomini vogliono, della libertà, della responsabilità, non sanno cosa farsene. E siamo noi, appunto inquisitori, la Chiesa, che ci sacrifichiamo, questa è buona, per far sì che voi restiate nell'ignoranza e non sappiate nulla. Ora, questo mantenere gli uomini nell'ignoranza, questa idea che ritorna anche nella letteratura moderna, voi fate Pascoli, c'è una poesia intitolata Zimeo, che dice: godea del poco e non sapea del tanto, come se l'ignoranza fosse un vantaggio. E allora il problema della libertà inizia con l'assunzione di responsabilità e l'assunzione di sapere. Solo c'è una resistenza della nostra parte animale, kafkiana. Un grande scrittore del Novecento, Elias Canetti, ha pubblicato nel 1960 un libro che, come quello di La Boétie sulla servitù volontaria, segna una tappa importante, intitolato Massa e potere, in cui dice che gli uomini sono come i cani, perché l'ordine fai questo è più antico del linguaggio, tant'è vero che anche i cani lo capiscono. Quindi c'è uno spirito gregario, una voce del padrone nell'uomo che è nato, lo diceva anche Nietzsche, come animale gregario che si muove in gruppo e ha conquistato la coscienza piano piano. C'è una voce potente che presuppone la scelta della sicurezza invece della scelta della libertà. Questo ha portato, andando avanti cronologicamente a quello che è il nostro tempo, nel 1999, cioè 13 anni fa, il filosofo tedesco Peter Sloterdijk a scrivere un saggio intitolato Il parco umano, in cui lui sostiene che l'umanesimo, nel senso appunto della cultura letteraria, filosofica, dell'educazione del cittadino, ha fallito e che quindi la barbarie non è stata estirpata. Basta pensare ai regimi totalitari del Novecento, ai campi di sterminio. Per cui lui propone, visto che la genetica e le biotecnologie sono andate così avanti, di modificare gli uomini geneticamente. Guardate, già nel 1932 uno scrittore, Aldous Huxley, che era figlio di studiosi di
biologia e fratello di un premio Nobel della medicina, in un romanzo intitolato Il mondo nuovo, Brave New World, aveva ipotizzato una società in cui gli uomini si producono in provetta, però programmandoli in alfa, beta e gamma. Alfa chi comanda, gamma sono i quadri intermedi, beta sono i quadri intermedi, gamma sono degli schiavi. Però tutti sono contenti perché prendono una droga che si chiama Soma, che fa fare la felicità di chiunque viva anche nei mestieri più gravi. Ora, il problema che pone Sloterdijk è quello non soltanto di modificare gli uomini cambiandone il patrimonio genetico, facendo sì che gli uomini diventino più buoni modificando il DNA, ma anche quello di evitare una deriva che gli sembra esistere, per cui andiamo, direi io, verso uomini e donne di allevamento, come le galline, no? Le quali persone sono contente, malgrado la loro vita miserabile, perché c'è una droga nuova che non è necessariamente materiale, ma sono queste pillole, il Prozac, il Ritalin, eccetera, che negli Stati Uniti consuma il 10% della popolazione, anche se non ce ne sarebbe bisogno, e che sono dei tranquillanti, cioè noi viviamo sedati. Ora, il problema posto da Sloterdijk, cioè di modificare geneticamente attraverso le biotecnologie le persone, è un problema serio, perché certamente noi non vorremmo essere modificati per fare dei mestieri prima di nascere, decidere chi comanda e chi obbedisce e tutti siamo tranquilli attraverso il Prozac. Perché, come è stato detto spiritosamente in un libro, Platone è meglio del Prozac. E cioè bisogna sostanzialmente far sì che la nostra educazione, il nostro diventare uomini, il nostro diventare liberi, siano frutto di scelte ragionate e siano frutto soprattutto, per evitare prediche inutili, tipo siate liberi. Siate liberi, è impossibile essere liberi a comando. È come quando uno dice siate spontanei, oppure dormite quando soffrite di insonnia. Non vanno così le cose. Ci deve essere una motivazione per cui uno vuole essere libero. Allora, se possiamo andare indietro ancora nei millenni in senso linguistico e filologico, il termine libertà, come vi dirò subito, ha cambiato di senso radicalmente. Voi pensate al greco eleutheria, al latino libertas, all'inglese freedom o al tedesco Freiheit, hanno tutti radici che si riferiscono a una crescita spontanea e senza ostacoli. Eleutheria è la stessa radice di Leute, tedesco, che vuol dire gente, cioè popolo che cresce spontaneo. Libertas è la stessa radice di Liebe, sempre tedesco, che vuol dire amore. Freedom è la stessa, Freiheit è la stessa radice di Freude, in tedesco, che vuol dire gioia, e così via. Tutte queste parole fanno riferimento, perché all'inizio gli uomini erano considerati simili ai vegetali, a una crescita spontanea e non impedita. Però per noi la libertà è diversa. Malgrado tutte le, diciamo, le esaltazioni che si fanno dalla libertà, la libertà è una conquista attraverso ostacoli continui e difficili. Magari fosse vero che la libertà è una cosa spontanea, che tutti potremmo diventare liberi. No, la libertà è qualcosa che si afferma in rapporto a delle difficoltà immani. Per cui da qui è nato il grande problema filosofico, poi anche teologico, di come si concilia la libertà con la necessità. Perché, insomma, noi siamo legati a un destino, siamo ospiti della vita, nel senso che noi non nasciamo per nostra volontà e sapendolo. E siamo pervasi da meccanismi che non soltanto organici,
ma psichici che sono sì spontanei. Il nostro sangue circola senza che noi glielo chiediamo, le ghiandole surrenali, se c'erano ormoni, i capelli e le unghie crescono. Quindi noi dovremmo cominciare a meravigliarci di nuovo di questa spontaneità. Soltanto dovremmo, dico anche per scherzo, dovremmo fare un monumento al globulo bianco ignoto, perché tutte le volte che ci tagliamo, milioni di globuli bianchi muoiono per disinfettare il nostro sangue, per mantenerci sani. Ora, però, di fronte a questa spontaneità che accade anche nel sogno, perché io non so chi è che sogna, se sono io, se sono un altro, non è che decido come per il cinema cosa voglio vedere, c'è qualche cosa di spontaneo che è in me. Ecco, però di fronte a questa spontaneità tutta la nostra cultura è andata nella direzione di dominare la spontaneità, gli istinti, e quindi di creare una libertà che è legata a, diciamo, a elementi diversamente da quelli di Kafka o di La Boethia, cioè soltanto in una grande tradizione che va da Aristotele a Hegel, libero è soltanto chi è capace di vincere la paura della morte. Cioè di vincere il suo istinto di sopravvivenza e di scegliere la libertà nei confronti della conservazione della vita. Ecco, noi ci troviamo in una situazione di questo genere. La libertà in senso radicale è una conquista che noi raggiungiamo attraverso degli sforzi, ma perché siamo motivati? Perché siamo usciti in un certo modo dalla tana e lo Stato, la società, ci garantisce una certa sicurezza. Il desiderio di libertà, come vediamo anche in questi ultimi anni, diminuisce quando di fronte al terrore della disoccupazione, dei call centers, del riscaldamento globale, del terrorismo, la gente preferisce essere protetta dallo Stato piuttosto che essere libera. Per cui tutti i populismi che sono in giro sono legati proprio a questo, al bisogno di protezione a scapito del bisogno di libertà. E questo pone anche un problema legato alla democrazia. Come si può essere liberi in un mondo in cui la protezione sociale, politica, la stessa difesa della vita sono in pericolo? Amen. Faccio l'America. Allora, domandate e vi sarà risposto.